Eravamo appena partiti da ferrovia per la fermata di Riva de Biasio. Sono scesi i passeggeri e sono saliti gli altri che dovevano salire, e dietro i passeggeri che dovevano salire c'erano due borseggiatrici che noi conosciamo. Bene, neanche il tempo di dire, di guardare, insomma, queste due borseggiatrici avevano già le mani dentro la borsa di una signora. Siamo partiti un po' alla volta dal pontile, io mi sono girato e ho sentito un'enorme botta in testa. Praticamente loro erano nascosti dietro il pontile. Si capisce che gli ho fregato il borseggio, capito? E niente, mi hanno tirato questa bottiglia di Coca-Cola da mezzo litro che talmente forte me l'hanno tirato in testa, è esplosa. Prove raffabbricianti, siamo proprio ai frutta. Adesso sono in ospedale, è venuta anche la polizia. Bisogna che ti intervenni su certe cose, ti non ti può lasciare andare. Se ti vedi persone che ruba sui vaporetti, e specialmente su una struttura, no? Non ti può chiudere l'occhio e girarti dall'altra parte. Ma mi capite, una bottiglia di Coca-Cola da mezzo litro nuova, cioè si è esplosa, il tappo si è esploso, perché ha bagnato tutti, mi cacciapami dietro, sulla nuca. Vigliaccamente, Ilaria, vigliaccamente. Ma quello che dico a me, Ilaria, e se già era una bottiglia di vetro? E se già era una cosa di ferro, già era stesso? Io ho preso paura perché mi è venuto subito come da vomitare. Sai, quando ti viene da vomitare è come se quando ti rompi qualcosa. Quindi lei è riuscito a sventare lo scippo, è stato Ah, aggredito sì. e loro sono riusciti a scappare per il momento. Certo, ma praticamente lo scippo lo stavano eseguendo nel mentre che entravano dal pontile al vaporetto. Loro sono scesi di nuovo sul pontile. Nel momento in cui mi sono girato ho sentito una forte botta in testa. E quella era la bottiglia da mezzo litro che mi hanno tirato.